There have been lots of events at the Italian Pavilion, and they always focus on excellence. On the 22nd of June, Mille Miglia, the historical car race enjoyed by thousands of spectators every year, was officially presented in Shanghai. The Mille Miglia was run 24 times in Italy between 1927 and 1957. After a long 30-year break, the Mille Miglia came back as a race for vintage cars. Only cars manufactured before 1957 that took part in the original competition may take part. The route remains the same, from Brescia to Roma and back again. La Mille Miglia racchiude molti dei fattori che noi rappresentiamo nel padiglione italiano per presentare al meglio il nostro paese. Ai cinesi piace la competizione, piacciono le auto e quindi portare qui una corsa carica di storia e di tradizione sarebbe uno strumento di promozione ulteriore per il nostro paese. A new step towards bringing Italian and Chinese culture closer together. This is actually the second time that an international roadshow has occurred in Shanghai to introduce Mille Miglia to the world as a symbol of Italian excellence. Mille Miglia è il simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Lo è dal 1927, quando è stata fondata, da tre amici che hanno voluto creare questa grande corsa, la corsa più bella del mondo come la definì Enzo Ferrari, ma è soprattutto il simbolo del Made in Italy nel mondo. In ogni parte del mondo in cui andiamo, la Mille Miglia suscita sempre due aggettivi, leggenda e sogno. Questo è il segreto di una manifestazione che, nonostante siano passati oltre 83 anni, è sempre viva e porta avanti l'Italian lifestyle del nostro paese nel mondo in maniera straordinaria. The presentation was attended by representatives for Chinese and Italian institutions, prominent members of the international business community, famous people and vintage car enthusiasts. A cultural, sports and technical phenomenon. And some exclusive news. Stiamo lavorando per creare un tributo della Mille Miglia in Cina e stiamo vedendo se a Shanghai o a Pechino. After the conference, there was a performance from opera singers Annalisa Raspagliosi, Alejandro Roy, and Andrea Albertin in the pavilion's Joy of Living Piazza. Finally, there was a Made in Italy themed gala dinner. If there's one drive you got to do in your life in Europe, I say do the Mille Miglia.